Benvenuto Massimo Giannini, il direttore della stampa, Buonasera. bentornato e bentornato Monsignor Vincenzo Paglia, arcivescovo, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, in libreria con la parola di Dio ogni giorno per le edizioni San Paolo. Monsignore, iniziamo da lei. Colpisce che sia addirittura l'Unione Europea a suggerire agli Stati vietare le messe in presenza del Natale. La politica e la religione precipitano insieme nel momento in cui c'è il pericolo. Io inviterei tutti a un buon senso, che mi pare molto saggio. Il problema non è l'ora, anche perché i Vangeli non ci parlano dell'ora della nascita, ci dicono che è nato. È bello fare la celebrazione di notte, non è detto a mezzanotte. Sono anni ormai che a San Pietro il Papa celebra, ad esempio, alle ore 21:30. Il problema è capire cos'è davvero successo. Mi permetta anzi una prima considerazione. Cioè, il primo lockdown l'ha vissuto Gesù stesso. Quando doveva nascere ha trovato tutto sbarrato. Non gli ha aperto nessuno. E lui non è che se n'è tornato in cielo. È andato in una stalla a nascere lì. Ed è stato il Natale vero. Noi dobbiamo riscoprire che cosa vuol dire davvero il Natale oggi in un tempo di pandemia. Cioè, il Natale non è un concetto assoluto, ma si pratica nel mondo che hai davanti, nelle condizioni dubbio, che hai davanti. Il problema, Natale, Gesù è già nato, diceva un mistico del Seicento, nascesse Cristo mille volte a Betlemme, ma non nel tuo cuore, saresti perso per sempre. Il problema è chiederci che cosa vuol dire oggi, in questo tempo di pandemia, che Gesù nasce. Se non possiamo vederci, non dobbiamo allora forse crescere nei rapporti? Se non possiamo frequentarci, perché non aumentiamo le conoscenze, i contatti? E se i poveri crescono, dobbiamo aumentare la carità e l'amore. In Massimo, questo senso, il problema del Natale è come lo si vive? La religione è una pratica anche, esatto. Se non in assoluto. Allora, Massimo Giannini. Però invece noi stiamo cercando delle regole, mentre noi parliamo in questo studio ci sono i politici che si incontrano per dare delle regole così precise che forse si arriverà a sapere anche quanti dobbiamo essere a tavola. C'è una discrasia in questo o no? Un po' c'è, abbiamo parlato non per caso nei giorni scorsi sul nostro giornale in una serie di commenti dei nostri opinionisti di infantilizzazione della politica e di infantilizzazione della società. Cioè, in questo contesto drammatico, tragico per molti versi, la politica è chiamata ad intervenire nella vita materiale delle persone, nell'organizzazione delle nostre giornate, fino al punto da dover decidere a che ora si deve andare a messa. In questo c'è uno svilimento della funzione della politica, che dovrebbe occuparsi di sistemi molto più elevati, di darci una visione, di organizzare, di rimetterci al riparo. Però tutto questo è funzionale nella sua contraddittorietà, perché le misure prese dai politici in questi giorni suonano molte volte anomale, incomprensibili per il cittadino medio, è funzionale anche al cittadino infante, perché nel momento stesso in cui noi abbiamo visto, domenica scorsa, e tu l'hai mandato le immagini, alcune zone rosse sono diventate arancioni, Lombardia e Piemonte, le piazze e le vie dello shopping si sono riempite immediatamente. Allora, la politica si infantilizza perché vuole normare il cenone di Capodanno e il veglione di Capodanno e il cenone di Natale, ma noi siamo cittadini infanti nel momento in cui cade un divieto e immediatamente pensiamo che sia tutto finito. Ora quindi vedremo. Ci dobbiamo muovere insieme Ora su questa linea di responsabilità. Ora vedremo se siamo maturi per affrontare un percorso di lungo periodo come sembrerà essere quello della pandemia. Ma prima, professoressa Capua, io ho una domanda per lei. Noi parliamo di libertà, la libertà religiosa, la libertà economica, ma la libertà è un concetto politico. Noi qua siamo sotto attacco come animali. Noi stiamo rischiando la vita. Sì, noi diciamo ci siamo ricordati di punto in bianco che apparteniamo al mondo animale e che rispondiamo a quelle regole e che tante cose che noi davamo per scontato non lo sono per niente. E credo che la vulnerabilità ad una malattia infettiva era qualche cosa che veramente
soprattutto per la mia generazione è quasi qualcosa di atavico, no? Cioè non esistono più le grandi pestilenze, non esistono più le grandi epidemie. Quello che sappiamo è che le grandi epidemie esistono e i patogeni continuano a minacciare la nostra specie, quindi gli esseri umani e molte altre specie, e sappiamo quindi da questa pandemia che abbiamo sbagliato una serie di cose e su queste cose io mi auguro che si lavorerà negli anni a venire, perché di una cosa credo di essere assolutamente certa, che un'altra pandemia di questa portata non possiamo reggerla. Quanto durerà questa, professoressa? Ma allora, la fase di attacco pandemico è una fase che ancora stiamo vivendo, perché il virus sta amplificando se stesso, perché non ci dimentichiamo che lui corre, lui non trova barriere, lui non trova anticorpi e quindi corre. Io sono ottimista che con l'inizio della campagna di vaccinazione, mano a mano che ci muoviamo verso la primavera e verso l'estate, noi potremmo avere una vita gradualmente più simile a quella di prima, nella quale però dovremmo avere delle priorità. Cioè non è che si potrà dire va bene, ma allora io adesso prendo, parto, vado a farmi la vacanza dall'altra parte del mondo, poi torno, poi vado a trovare nonno, poi dopo torno, poi dopo... Cioè il mondo è cambiato. Noi comunque viviamo in una situazione nella quale questo virus vuole infettare la popolazione e deve diventare endemico, cioè deve diventare un'infezione che circola all'interno della popolazione umana come molte altre infezioni, tra cui ad esempio il raffreddore o l'influenza o insomma tante altre. Monsignor Paglia dice Ilaria Capua ci ha ricordato la nostra natura animale. Sì, però bisogna stare anche attenti che non si muore solo di Covid-19, si muore anche di solitudine, di abbandono, di tristezza. Io sono particolarmente lieto questa sera di dirlo anche qui alla 7, che il ministro Speranza ha emanato una circolare per permettere finalmente ai familiari e ai volontari di poter visitare quegli anziani che sono nelle RSA o nelle case di riposo, che da marzo non riescono a incontrare o i propri figli o il proprio sposo o i propri amici. Perché nel concetto di vita c'è anche una qualità della vita, non solo di sopravvivenza. Non c'è dubbio, io direi come i polmoni hanno bisogno dell'ossigeno, così noi abbiamo bisogno dell'ossigeno dell'incontro, della relazione, della simpatia, della empatia. E c'è modo di manifestarlo sempre qui e ora, nelle condizioni che ci sono date. Assolutamente in piena sicurezza, questo sì. E però, Giannini, tu dicevi il cittadino infante, no? Prendiamo le feste religiose. Noi siamo partiti a Pasqua, adesso siamo a Natale, siamo nelle stesse condizioni di vita sostanzialmente. Se non ci avessero detto, centellinando le notizie, le rinunce a cui dovevamo sottoporci, avremmo resistito così tanto? E se i tempi sono quelli che dice la professoressa Capua, resisteremmo così tanto se non avessimo una speranza di che arrivi il vaccino e risolva tutto, che cambi il governo, magari ci sia un rimpasto e le cose siano migliori? Non siamo noi a cercare queste scorciatoie per sopravvivere. È evidente. Parlavamo dell'uomo come animale, queste sono reazioni molto, molto naturali nell'uomo. Così come la questione delle messe, dicevamo prima, no? Il divieto produce il bisogno. Io me lo ricordavo nel febbraio-marzo scorso, quando non si poteva uscire per andare a correre, ci siamo scoperti un popolo di runner. Andavano tutti a correre, anche gente che non aveva mai corso prima. Ora faccio un accostamento un po' improprio, ma anche oggi per le messe c'è un po' lo stesso problema. Io sono un laico, come dice Woody Allen, non credo in Dio, ma Dio è una persona che stimo molto, no? Però conosco molti cattolici e aggiungo, noi siamo un paese, lo dico sempre, cattolico, apostolico, romano, ma non è che impazziamo per andare a messa la domenica. Adesso, siccome non ci possiamo andare, a Natale c'è il problema che vogliamo andare tutti a messa la domenica. Allora, ci sono meccanismi psicologici, soprattutto a livello di masse, che sono complicati da
gestire e governare. Però, come li stanno governando? Ecco, appunto, arrivavo al punto che ha sollevato giustamente Monsignor Paglia. L'esempio delle RSA secondo me è indicativo. Le RSA nella prima ondata sono state una delle principali bombe biologiche che hanno moltiplicato, decuplicato il virus. Bene, abbiamo vissuto quella tragedia, tanta gente è morta nelle RSA. Anche lì abbiamo avuto 3 mesi estivi nei quali anche sulle RSA avremmo potuto fare delle iniziative di prevenzione, di gestione del problema. È arrivata la seconda ondata e le RSA stanno peggio che nella prima. Quindi, fermo restando che l'uomo è un animale difficile nelle sue reazioni, nei suoi comportamenti, cerchiamo di gestire bene cerchiamo i problemi. Di dargli una mano. E non l'abbiamo fatto su tante cose. Professoressa Capua, bisogna pure chiarirsi su una cosa, no? E la domanda che le farò è netta e semplice. Ma è grave o no il Covid? Ma avere una risposta, cioè grave, se prende lei e la manda all'ospedale e lei rischia la pelle, per lei è grave. Voglio dire, è una situazione seria che non riguarda tutti, per fortuna, ma che tutti devono rispettare. Perché, tornando a quello che diceva Massimo Giannini e anche Monsignor Paglia, allora, non è che noi non lo sapevamo che il virus sarebbe tornato dopo l'estate, cioè era illusorio credere che non ci sarebbe stata una seconda ondata, no? Cioè, la storia delle pandemie ci insegna questo. Quindi è grave. Allora, la gravità credo che ognuno abbia il suo polso. Esistono dei termini, dei parametri scientifici, medici, etici. È, secondo me, una situazione grave, è una situazione che va affrontata e che va affrontata con assoluta determinazione di salvare le vite e salvare ovviamente anche l'economia e lo spirito del paese, ma non solo del nostro paese, perché non pensate che in questa situazione c'è solo l'Italia. Io vi dico che negli Stati Uniti la situazione è più grave, i contagi sono in crescita e quello che vedremo nei prossimi mesi sarà, temo, molto molto più preoccupante di quello che stiamo osservando in Italia, perché sostanzialmente l'Italia ha preso la direzione giusta e la stragrande maggioranza delle persone hanno capito che un'altra ondata di persone che vengono ricoverate e che muoiono a migliaia dentro gli ospedali o dentro le RSA, dobbiamo fare tutto il possibile per evitarlo. Monsignor Paglia e Massimo Giannini, guardate chi muore. Cartello 20. Povertà, virus e anche, bisogna dire, cultura. Allora, in Italia il tasso di mortalità è aumentato tra i meno istruiti. A Parigi metà dei poveri assoluti contagiati, il 12% è il tasso di positivi nel resto della città. A New York la mortalità è doppia nei quartieri più poveri. A Buenos Aires il 40% dei positivi si concentra nei quartieri poveri. Monsignor Paglia. Sì, io amo dire che più che stiamo stare tutti nella stessa barca, in verità stiamo tutti nella stessa tempesta, ma su barche diverse. I più poveri affondano tranquillamente, noi tutto sommato riusciamo a reggere. Ecco perché io credo sia importante prendere lezione da questa pandemia per far crescere una solidarietà, per far crescere una fraternità che ci aiuti tutti a vivere meglio. Pensare che in Italia oggi ci sono 5 milioni di poveri, e questo deve assolutamente farci fare uno scatto di inventiva. Faccio un esempio. Purtroppo quest'anno, come era tradizione anche a Santa Maria in Trastevere e in altre chiese, noi facciamo il pranzo per i poveri dentro le chiese. Oggi ovviamente non possiamo farlo. Come facciamo? Spalmiamo il giorno di Natale in una settimana e andiamo in giro per tutte le strade, sotto i ponti, alle stazioni, per le case, alle case dove sono gli anziani soli, portiamo a tutti un pasto e un regalo. Io sono convinto che così il Natale sarà quasi più bello. Giannini, un'ultima domanda sul vaccino, no?
se non fosse obbligatorio, gli italiani non è che correrebbero a farlo. Anzi, se non sarà obbligatorio, gli italiani non correranno a farlo. E tanti discorsi di egoismo, di altruismo che abbiamo fatto, la prima azione di egoismo sarà probabilmente non farsi il vaccino e vedere come va, mettendo così nei guai gli altri. Dovrebbe essere obbligatorio? Io non ho dubbi su questo e sono abbastanza colpito dal fatto che, al di là di qualche uscita improvvida di qualche virologo, ok, passi, anche a livello di governo si sta facendo strada l'idea che il vaccino possa essere facoltativo. Io dico, nel momento in cui il vaccino arriverà e sarà disponibile su vasta scala, cosa che accadrà, questo bisogna dirlo e ripeterlo, nella seconda metà del 2021, quindi non ci illudiamo che arrivi tra qualche settimana, ecco, in quel momento allora si potrà anche decidere che possa non essere obbligatorio, ma dirlo adesso, che lo dica il Presidente del Consiglio o il Ministro della Salute, secondo me è un messaggio altamente contraddittorio con la tenuta delle restrizioni, secondo me giuste, che il governo sta facendo, visti i risultati della curva dei contagi. Da un lato tieni strette le maglie dei controlli, dall'altro lato dici però il vaccino non sarà obbligatorio. Di nuovo, io cittadino medio, cosa capisco? Professoressa Capua? Allora, io l'ho detto l'altra volta, il vaccino si renderà praticamente obbligatorio da sé e concordo assolutamente con Massimo Giannini, nel senso che la campagna di vaccinazione, di nuovo, io sono ottimista, dico prima dell'estate, ma la campagna di vaccinazione durerà tutta l'estate e speriamo di arrivare con numeri significativi all'autunno, no? Perché lo vediamo, l'autunno è un periodo critico. Io credo che, insomma, bisognerà ragionare dal punto di vista di diverse sensibilità e sinceramente, siccome non ce ne sarà abbastanza di vaccino, in questo momento non mi sembra un oggetto importante di cui discutere. Intanto, è sempre molto concreta. Facciamo arrivare il vaccino e impariamo a distribuire e poi parliamo del resto. Allora, grazie ai nostri ospiti.